Ciao amici di Why Not, benvenuti ad un'altra puntata sempre da Brisbane. Non siamo a Sydney in questo periodo, ma siamo bensì a Brisbane. E oggi qui con me c'è un ospite che soprattutto gli appassionati di calcio avranno già riconosciuto, insomma, perché qui con me c'è Massimo Maccarone. Ciao a tutti. Ciao Massimo. Ciao. Grazie per essere venuto qua, insomma, un piacere. Per essere nostro ospite, insomma. E siamo qua appunto per raccontare un pochettino quella che è la tua esperienza di italiano all'estero, sia attuale che passata, perché c'è stato un periodo in cui hai giocato in Inghilterra. Anzi, sì, una doppia avventura. Una doppia avventura, infatti. Innanzitutto, come sta andando la tua avventura australiana? Ora sta andando che a livello calcistico è finita, perché abbiamo finito il campionato la settimana scorsa, abbiamo perso i quarti di finale dello scudetto e quindi siamo usciti. Venerdì, la partita di venerdì? Partita di venerdì a Melbourne. E quindi da oggi, praticamente, da qualche giorno sono ritornato in vacanza. Sto facendo anch'io un'esperienza calcistica a Sydney con i ragazzi australiani in quella che è la Milan Academy. Vorrei sapere da te qual è stata la prima cosa che un pochettino ti ha sorpreso di questo mondo australiano a livello calcistico. A livello di A-League, le strutture che ci hanno, perché comunque in qualsiasi stadio vai sono stadi molto belli, stupendi. E purtroppo comunque, non essendo molto seguito il calcio, non vengono riempiti, quindi quella è una cosa... Questo è un peccato. È un peccato, perché con le strutture che hanno, e se invece magari del quinto sport iniziano a avvicinarlo più al podio... So che è cresciuto tanto il calcio negli ultimi anni, gli investimenti, addirittura i ragazzini, tanti, sia maschi che femmine, si iscrivono e cominciano la loro, diciamo, attività calcistica, però ancora sono... Sì, non ci sono magari i settori giovanili come ci possono essere in Italia, ci sono delle accademie che non tutte le squadre comunque fanno o hanno, e poi comunque hanno poche squadre dentro dove comunque far crescere i giovani. Esatto. Senti, a livello di semplicemente attitudine al calcio, cosa hai trovato nei giocatori australiani? Io ad esempio ho trovato che loro tanti pensano al calcio come uno sport quasi individuale più che di squadra. Non so se ti è capitato anche a te. No, io quello che c'è molto confronto comunque a noi, c'è molto che se vince o perde è la stessa cosa. A me questo mi ha fatto innervosire, perché io comunque sei abituato in Italia a quando perdi di essere molto arrabbiato, che te la tieni addosso per giorni. Invece qui comunque la vivono molto più serenamente. Ma anche i tifosi, perché comunque alla fine partita rimani dentro al campo, vai a firmare gli autografi, anche se perdi comunque la gente dice andrà meglio la prossima partita, che da una parte è meglio, rispetto a come siamo abituati noi. Sì, come siamo abituati noi, come funzionano un po' le cose da noi, sì. Però purtroppo è difficile stare. Sì. Io ho visto addirittura che l'anno scorso abbiamo vinto un campionato con delle associazioni, con gli under 14, e cavolo, a fine partita, cioè nel senso, era un bel traguardo aver vinto, no? Poi vincere è sempre bello. Però loro non è che erano, cioè non li ho visti, diciamo, entusiasti della vittoria, no? E con la roba ho detto, ma ragazzi, bisogna festeggiare, abbiamo vinto, no? Però è stato curioso come cosa. Sì, perché comunque, come ho detto, la vivono in maniera diversa. E comunque non avranno mai sicuramente la cultura che abbiamo noi in Italia, perché da noi chiunque bambino nasce maschio vuole giocare a pallone. Invece comunque hai talmente tanti sport da fare che non sanno neanche loro qual era il loro sport. È vero. Come ti ho spiegato prima, insomma, Why Not è un programma che va un attimino a evidenziare tutti quelli che sono stati un po' i momenti chiavi delle persone. Nello specifico le persone, gli italiani che si sono trasferiti all'estero, insomma, che quindi hanno abbracciato, insomma, il cambiamento, cogliendo al volo un'opportunità, un'occasione per continuare la propria vita da un'altra parte, quindi apportando un grande cambiamento nella propria vita. I Why Not possono essere per più disparati motivi, amore, lavoro, insomma, ognuno ha la sua storia, questo sì. È il bello. Nel tuo caso, insomma, io ho selezionato, diciamo, tre momenti chiave, a mio parere, di quella che è la tua storia, tre momenti che ho considerato Why Not, poi mi dirai tu se sono giusti o no. Il primo è, in particolare, è un anno, e io l'ho identificato nel 2002. Sì. Un altro è l'amore, in quanto la tua famiglia, quella che è la tua famiglia oggi, che intanto adesso sta giocando in mezzo al parco,
e poi insomma l'Australia, perché questo è il tuo attuale, quella che è la tua attuale vita qua. Partendo dal 2002, quell'anno lì insomma è successo un po' di tutto nella tua carriera. È cominciato l'anno, tu giocavi nell'Empoli, sì, in Serie B, e facevi coppia con Di Natale, quindi una coppia incredibile, e stavate vincendo il campionato insomma. Allo stesso tempo era la punta di diamante dell'Under 21, e a marzo di quell'anno è arrivata la prima chiamata in nazionale. Sì. Ti ricordi un po' le sensazioni che hai provato in quel momento lì? Questa è un po' la mia domanda, una curiosità da chi ha sempre sognato di fare il calciatore. Ah, beh, sensazioni state enormi, non ho dormito tutta la notte. Ero con l'Under 21, stavo giocando e il... Si narra di una telefonata. Di una telefonata dove il mister a fine primo tempo, dove si vinceva 1-0 in Inghilterra, avevo segnato, stavo facendo bene, mi dice ti devo togliere. Io perché? Mi fa, perché domani devi andare con la nazionale maggiore? Ah, ok, va bene. È svenuto. No, non ci credi, perché comunque non avevo ancora giocato in Serie A, comunque venivo 2 anni prima, ero in Serie C a Prato e tutto, e... Quella è stata una grossa emozione. Ero uno dei giocatori, che uno dei pochi che giocava in Serie B, che era lì con l'Under 21. Esatto. Quindi sai, non ci credevo. Tra l'altro ho letto che dopo 70 anni, sei stato, sì, erano 70 anni che uno non succedeva una cosa del genere. E quindi quell'anno fai il tuo esordio in nazionale a marzo, dopodiché vincete il campionato con l'Empoli, sì, venite, insomma, ottenete la promozione, però senza giocare in Serie A tu decidi di accettare l'offerta appunto di una squadra inglese, ovvero il Middlesbrough, sì, che in quell'anno lì, tra l'altro con te, aveva fatto l'acquisto più expensive, non mai da dire, più costoso della storia del Middlesbrough, sei stato in quell'anno lì. L'ho identificato un po' come momento why not, perché insomma tu passi dalla Serie B senza passare alla Serie A in nazionale, vai in Premier League, quindi cosa ti ha spinto ad accettare la Premier League? Non credo che sia stato soltanto un fattore economico, perché no, credo sia inciso in qualche modo. Però. Anche perché io devo andare alla Juventus. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Io praticamente avevo due squadre in Italia che mi volevano quell'anno lì, che era la Roma e la Juventus. Però la Juventus è quella che interessava magari più interesse. E poi, siccome ero a Empoli e all'epoca... La Juventus non voleva dare determinati soldi, invece in Inghilterra c'erano diverse squadre oltre a Middlesbrough che davano più soldi alla società. La società mi ha detto: noi non ti vendiamo lì, ti vendiamo dove decidiamo noi. Ah, ok. Come succede in tante occasioni con i giocatori, che poi vengono incolpati, veniamo incolpati noi di andare via. Ah, ok. E niente, quindi prima di Middlesbrough ho rifiutato almeno 4-5 squadre, perché volevo comunque andare alla Juventus. E poi niente, è successo che sono andato in Inghilterra. Galeotta fu quella amichevole con l'Inghilterra, insomma, perché... Sì, perché era tutto con l'Inghilterra, l'amichevole, la nazionale con l'Inghilterra, e più agli europei ce l'avevamo nel girone dove... Insomma, ti hanno studiato. 2-1, ho fatto doppietta anche lì, sì, quindi mi portava tutto lì in Inghilterra. Esatto. Senti, in che modo quell'esperienza ti ha cambiato come persona? Ha cambiato. Era molto... la prima esperienza che facevi all'estero? Sì, era la prima esperienza all'estero, poi avevo 21 anni, ero solo perché non avevo la famiglia ancora. Mi ha aiutato molto a crescere a livello umano, a livello di imparare una lingua diversa. Un'esperienza diversa, di vedere un modo di vivere diverso da quello italiano, perché comunque ogni paese ha il suo modo di vivere. Il 2002 è stato un po' uno dei tuoi anni top della tua carriera, sì, diciamo a livello nazionale, Premier League, acquisto costoso, insomma eri, diciamo che ti ha messo un pochettino in vetrina in Italia e nel mondo, ok? Poi dopo appunto c'è stata, come si dice, c'è stata una flessione, e poi sei tornato lì e poi sei tornato in Italia, insomma hai avuto la tua storia con Siena, poi Sampdoria, Palermo, e poi Empoli, e poi è partito l'Empoli. Ma c'è qualcosa che rifaresti in maniera diversa di quegli anni? Perché appunto, come hai detto tu, c'è stata diciamo una lieve flessione. Secondo te che cosa un po' ha determinato tutto questo? Ma gli anni in Inghilterra sicuramente vanno... ha determinato
sia errori miei che errori dell'allenatore in cui avevo, però tanti sicuramente saranno stati i miei errori di gioventù. Fai cose che magari che con la testa di che hai a 30 anni non le faresti mai, però è normale che comunque fa parte della crescita, fa parte della crescita di ogni persona, e c'è magari chi le capisce più giovane, c'è chi le capisce più tardi. Ok, quindi è comunque un'esperienza che rifaresti? Sì, è un'esperienza che rifarei, perché comunque per me la Premier rimane il calcio più bello dove ho giocato, perché vedere sempre comunque gli stadi pieni, dove ci sono tutte famiglie, la civiltà che ci mettono allo stadio, e poi avere sempre lo stadio pieno senza che nessuno ti giudica magari per un passaggio sbagliato. Senti, c'era un po' di paura prima di andare là? C'era un po' di timore, però sai, a quell'età sei giovane, spensierato, un po' incosciente, e quindi ho detto why not. Il secondo momento why not che ho individuato in quella che è stata la tua storia, appunto, 10 anni dopo, 2012, non siamo più, diciamo, sui campi di calcio, ma siamo più che altro nella tua vita privata, nella tua vita personale, perché 2012 nasce la prima bimba, Ginevra. Ok, e l'anno dopo ti sposi? L'anno dopo mi sposo e nasce dopo un anno il matrimonio, nasce Matilda. Nell'arco di 3 anni tu suggelli quella che è la tua famiglia attuale, insomma, dai vita, sì, a quella che è la tua famiglia attuale. Sì, la mia è cambiata un po' dai 20, 29 anni e mezzo, 30, perché fino a quell'età comunque avevo avuto qualche fidanzamento. Eri più che altro single, insomma. Più che altro single. Quindi, e poi ho conosciuto mia moglie, dove... Che t'ha raddrizzato. No, non mi ha raddrizzato, però comunque mi ha fatto cambiare vita, perché ti cambia vita, soprattutto dopo che ti nasce una figlia, è tutto, vedi le cose tutte in un'altra prospettiva. Infatti, proprio a proposito di questo, in che modo un po' la tua attitudine alla vita è cambiata nel momento in cui è arrivata la tua famiglia? È cambiata che praticamente ora basi tutta la tua vita per loro, cioè quindi qualsiasi cosa fai la fai per, in base alle loro esigenze, non più le tue o quelle di tua moglie. Quindi anche a livello di poi quello che è cambiato un po' a livello, diciamo, delle tue scelte calcistiche, ha influito tanto la famiglia? Le mie calcistiche sicuramente sì, perché io quegli anni che poi sono voluto tornare a Empoli erano gli anni che stava... Non sbagliare. Il principio di nascere a Ginevra, non avendo avuto dei momenti positivi purtroppo a Genova con la Sampdoria, non volevo stare in una piazza dove comunque mi portava a avere dei pensieri. No, dei pensieri, la dico sotto casa. Ah, ecco, ben più di pensieri. E quindi niente, ho deciso di tornare a Empoli perché comunque era una piazza molto tranquilla, dove comunque già da quando avevo giocato nel 2002 mi ero trovato bene ed ho sempre mantenuta determinate amicizie nell'ambito dell'Empoli, perché comunque è una città dove sono sempre stato bene ed era il mio pensiero di viverci in futuro. C'era un rito ad Empoli, ogni giovedì portavi tutta la squadra a cena? Sì, era un rito, non è che la portavo io, organizzavo una cena dove... Però da padre di squadra, no? Mettiamola sì, così da... Sì, perché io comunque sto sempre, non avendo mai giocato secondo me in grandissime squadre, giocando in piccole squadre secondo me la cosa più importante è il gruppo. Il gruppo è quello che ti fa vincere le partite, ti fa passare anche momenti più difficili, quindi secondo me integrare al di fuori del campo il gruppo in una cena davanti a un bicchiere di vino, e puoi dire delle cose che magari dentro lo spogliatoio non te le dici. Portare fuori, insomma, portare far fuori crescere. E fare una cena e stare 2 ore insieme è sempre una cosa positiva. Soprattutto per i più giovani. Soprattutto sì, per i più giovani che comunque si possono... Tra telefonini, tutte queste cose. Anche quello è un problema, insomma. Più o meno abbiamo la stessa età, diciamo che i primi anni di prima squadra, da me, vabbè, prima categoria, seconda, però lo spogliatoio credo che più o meno sia la stessa cosa, sì, diciamo. Sì, è la stessa cosa. Non c'erano telefonini, non c'erano iPad, non c'erano cuffiette prima delle partite. L'ora è molto diverso. È cambiato tanto. Tutto, sì. È cambiato anche il tuo approccio nei confronti dei più giovani, immagino, negli anni. Sì, perché comunque prima il giovane era io che è stato
il giovane era quello che portava i palloni, faceva tutte le cose, e non c'è più questo modo di vedere le cose. Ora il giovane è molto più protetto dalle società, perché comunque è più un investimento per le casse della società. Sì. E quindi cerca sempre di accudirlo per bene. Molto di più. Ma senti, molto, ma tu che... Più. Qua ho ritrovato in Australia invece che il giovane rispetta molto di come si faceva una volta, rispetta molto il più anziano. Sì? Sì. Bello. Pulisce lo spogliatoio, porta via le cose dal campo. Ma che tipo di anziano... sei tu, nel senso, soprattutto in Italia, voglio dire, sei quello che rompe le balle, quello che mazzola, quello che prende a parole o quello che... A me non è mai piaciuto parlare né rimproverare nessun giovane. Se avevo qualcosa da dire, lo prendevo da parte, mai davanti al gruppo. Non ho mai fatto una rimproverata a un mio compagno davanti di gruppo. A tutto. Però mi piaceva sempre magari dare qualche consiglio, prendere da parte se avevano sbagliato, e poi penso che un capitano come me l'hanno trovato in pochi, perché facevo fare tutto quello che volevo. Ok. L'unica cosa che non sopportai? No, che noi rompevo un po' di più era per le multe, che se uno arriva in ritardo o faceva delle cose doveva pagare delle multe. Come sono le multe in Serie A? Da noi sono 5 euro. A quanto? La cifra delle multe, da noi sono 5 euro, 10 euro. Me dipendeva, mi sembra che io mettevo 10 euro a minuto, se arrivo in ritardo. Ok, sì, per cui insomma si parte basso. Beh, sì. Basso, insomma, dipende poi, dipende da mezz'ora. Cosa ti ha dato e tolto il calcio? Beh, il calcio mi ha dato tanto, perché comunque è una passione che porto da quando sono bambino e ho avuto la fortuna di trasformarlo in lavoro. Perché comunque secondo me per diventare calciatori, oltre alla bravura, ci vuole anche molta fortuna. Quindi mi ha dato tanto, spero mi continui a dare tanto, non o magari ora che tra qualche... per ora ho smesso quasi. ma anche in futuro, visto che comunque quello che so fare meglio di continuare a fare di stare dentro il mondo del calcio. Piacerebbe allenare? Questo non lo so ancora. Ah, te lo devi vedere, insomma. Però devo vedere. E invece tolto? Quello che mi ha tolto sicuramente mi ha tolto l'infanzia, perché quando ero piccolo ho rinunciato a tante cose, a amici, ho perso i miei amici d'infanzia, perché comunque tra una cosa e l'altra per strada li ho persi, e quindi mi ha tolto magari quell'infanzia di relazioni, insomma, di relazioni e di uscite domenicali o del fine settimana che magari potevo fare, però sono sacrifici secondo me che vale la pena, ne valsa la pena. Ne valsa la pena fare. Why not? I like it. Why not? Hai capito benissimo. I like it.